Buongiorno, buongiorno gatto Denver. E con un urlo di prima mattina vi auguriamo il buongiorno. Quando si cucina, parte la sirena. Hai fame, Bubu? Io vedo la pappa là comunque. Non è buona come la nostra, lo so, lo so. Buongiorno, Bubu. Vi stiamo preparando la colazione. Yogurt, caffè, perché la mucca è troppo piccola, quindi ne abbiamo due. Dobbiamo comprare la macchinetta del caffè. Anzi, consigliateci qualche macchinetta del caffè con cui vi trovate bene. Gatto Denver, che mi frega il posto. Come vedete, siamo in casetta nuova o vecchia, a seconda. E qui c'è anche Gatta Stellina. Gatta Stellina, che brava, che brava. Gatta Stellina si fa vedere. She's showing herself in the video. Oh, I was gonna say she spotlight. As soon as it's on. Denver! Sì, lo so che sei tu protagonista, però insomma mi sembra tutto un pochino esagerato. Denver è pronto? Come al solito vi faccio vedere le colazioni di Michael. Oggi abbiamo due uova al tegamino con salame ungherese. La mia colazione sono questi frullini ai cereali che abbiamo trovato da Mondo Natura e poi un po' di caffè latte, yogurt bianco rigorosamente senza lattosio e spremuta d'arancia fresca. Che bello vedere le arance rosse che in Olanda non esistevano. E Michael niente, Michael ha già finito tutto come ogni mattina. Ecco, questo è l'unico modo per calmarlo, Bubu Denver. Mentre mangiamo lui deve stare qua, deve essere partecipe di tutto. Che bravo, che bravo, sei proprio tondo. Mi sono un attimino impanicata perché Michael ha sognato un terremoto e siccome tra 3 giorni dobbiamo partire per il Messico per una vacanza con la sua famiglia e sapendo che il Messico è una zona abbastanza sismica, sono andata a vedere i terremoti appunto in Messico in questi giorni e ho scoperto che tra ieri e oggi ce ne sono stati tipo 3 o 4 medio forti, quindi mi sto un attimino, appunto, me la sto un po' facendo sotto, però abbiamo visto che dove andiamo noi in realtà è molto lontano rispetto alla zona dove ci sono stati i terremoti, che comunque da quanto visto non hanno hanno fatto forse qualche danno, ma non è successo niente a persone, quindi questa è una buona notizia e appunto il Messico è molto molto grande e la parte dove andiamo noi in realtà non è una zona sismica. Vi faccio vedere la mappetta, Mike mi sta tranquillizzando, ma io ovviamente un po' dico cavolo, però cioè, ma proprio adesso doveva succedere. Allora, questo come potete vedere è l'ultimo terremoto che c'è stato proprio oggi, praticamente, tra ieri e oggi, ma in realtà sarebbe la notte di oggi e adesso mentre vi sto parlando. Però l'epicentro era qui, noi invece andiamo tutto dall'altra parte del Messico, vi faccio vedere tutta la mappetta, quindi siamo a oltre 1000 km di distanza. Praticamente, Michael per tranquillizzarmi mi sta dicendo guarda che la distanza tra la città del Messico, che poi in realtà l'epicentro è stato ancora più lontano, e Playa del Carmen, che è dove andiamo noi, sono how many kilometers? Sono 1590 km praticamente come da Trieste ad Istanbul. E quindi dice non ti preoccupare perché il Messico appunto è gigantesco, è sempre lo stesso paese, però in realtà sarebbe come da qua alla Turchia, quindi siamo molto lontani. Noi appunto andiamo qua, qui a Mexico City si è sentito il terremoto, ma l'epicentro era ancora più lontano. Infatti, se guardiamo la zona sismica, io adesso mi sto anche cercando di tranquillizzare It's da like another sola. 2000 km, 3000 km Vuol from dire epicenter was. Yeah. Eccola, praticamente questa è queste sono le zone sismiche del Messico, che come potete vedere qui c'è la California e sono tutte sulla costa ovest, the west coast. Noi invece saremo sulla east coast, precisamente qui, che come potete vedere è zona verde, quindi
insomma, dovremmo essere tranquilli. That's the distance, like the epicenter was off, was west of San Diego. Sì, l'epicentro dell'ultimo terremoto era qui praticamente, più a ovest di San Diego, in mezzo al mare. Which is the same earthquake seismic activity that happens in California and the west coast every day. Sì, dice che comunque in California ci sono terremoti ogni giorno. Quindi siamo a 3000 chilometri di San Diego. 3000 chilometri fino a Città del Messico dove si è sentito, and then another 1500 from Mexico City and where yeah, we are going. We're over 4000 kilometers. Ok, siamo oltre 4000 chilometri dalla zona dell'epicentro. Ok, with ok, this sounds nice. With, okay. With an entire mountain range in the middle of it. Ok, that's good. Okay. I feel better. 5000 4,500. That's at 3,000 kilometers away. As mentioned, it was probably a couple hundred kilometers off the coast of California as well. Yeah, it was in the middle of the sea. Yeah. Like of the ocean. Yeah. Yeah. Okay. But what are you saying that it's funny? Eh? What were you saying that it's funny? I just think it's funny that, you know, you're like, oh, yeah, I don't feel, I'm scared, I'm gonna be scared. Like, it's not safe, and it's like you literally have. Perché io mi la faccio sotto, in realtà sono tipo 5000 chilometri di distanza. The entire connection of North America to Central America in the way. I understand, but. And you're on the coast, the far coast of that, so it still has to get through a peninsula that's 500 kilometers wide, like 5,000. Well, Mexico has 5,000, but you're on like the Quintana Roo Peninsula, like it's got to go through Mexico, through the Gulf of Mexico, through Quintana, like through the peninsula, and then get to us. I know, but I forget that America is so big. Cioè, io ogni tanto faccio fatica a concepire il fatto che l'America sia così grande, cioè che anche lo stesso paese ci sono, non lo so, 4000 chilometri di distanza. Cioè, noi europei, secondo me, vediamo tutto molto in più una prospettiva che tutto vicino, non so come spiegarla questa cosa, quindi spesso me lo deve ricordare, va bene, ok, quindi mi calmo un attimino perché io poi ai sogni do un sacco di importanza, quindi stavo lì a dire, ok, no, ma tu hai fatto questo sogno perché nel contempo, cioè in diretta stava succedendo questa cosa mentre dormivamo e quindi sicuramente tu hai avuto una premonizione, quindi insomma, ok, dovrebbe andare tutto bene, pensiamo soltanto a divertirci. Mi mostra qualcosa. Scusate, io a volte cerco di tradurre tutto, a volte non ce la faccio in tempo. It's a little bit off because I can't make my marker in San Diego. Okay, what are you showing me? I'm showing you like the distance away from San Diego that, like, if you were to take like a road traveled, like a linear distance of 4,500 kilometers. Oh, from San Diego to where we're going. Yeah. Cioè dall'epicentro del terremoto di oggi fino a dove andiamo noi è la stessa distanza di, so in the middle of the North Atlantic Ocean. Yeah, to here. Yeah, from Trieste. Sorry, no, I gotta go here. 55. So you're. Okay. So quindi la distanza da dove c'è stato il terremoto a dove andiamo noi è la stessa di. Was it 56? It's 55. But what difference does it make when you're in the Atlantic Ocean? No, obviously. Okay, show me. So if this is to San Diego and you're at 10. Yeah. And then we have 4,500 to take away. Yeah. Right? You're making it so complicated. No, I'm just adding like a linear distance so you can imagine where we would be. That's the distance. Okay. It doesn't look like it because the maps aren't to scale, but that's the actual distance. So it would be from Trieste to the middle of the Atlantic. It would even be a little bit San towards Diego to that point. From Trieste, it would be that. Okay. More to the middle of the Atlantic. That looks better, yeah. Which if oh, but it does. Oh, yeah. It doesn't look to scale because of the map. Yeah, and then if you don't go by a map scale. Okay, that makes me feel. And bad. Then if you go the other way, that puts us into Kazakhstan. Andando dall'altra parte sarebbe come da qua in Kazakistan. Okay. I think we're okay. Okay, I think we're okay, yeah.
Oggi niente trucco perché faccio respirare un pochino la pelle, ho messo solo l'SPF rigorosamente 50 anche in inverno, ma lo sapete. Non ho tantissimo tempo perché ce la siamo presa super super comoda con la colazione, ma devo allora passare al comune, poi devo andare in banca, poi ho appuntamento per rifare le unghie che sono super super cresciute, ormai le avevo fatte prima di Natale e devo avere le mani naturalmente belle sistemate prima di partire per il Messico. Adesso dopo colazione arriva il momento delle mie vitamine, le prendo sempre dopo aver fatto colazione, ne sto prendendo tre diverse di Bare Sweet Benefits, ormai li conoscete, lo conoscete questo brand perché ve ne ho parlato spesso, prendo appunto tre vitamine diverse, le prime sono le Immune per il sistema immunitario, si chiamano One Bare a Day, e poi per il fatto che ho una forte carenza di vitamina D prendo sia gli integratori che mi ha prescritto il medico da una vita praticamente, che questi, che sono una cosa in più al trattamento naturalmente farmacologico che prendo, e sono appunto le Sun con vitamina D. È una vita che prendo integratori e la cosa che non mi è mai piaciuta degli integratori è che fanno schifo, cioè il sapore fa schifo, c'è poco da dire. Questi invece mi piacciono proprio perché sono caramelle gommose, cioè in tutto e per tutto sono, sembrano caramelle gommose, in realtà sono integratori di vitamine, ma sia a vedersi, ve le faccio vedere, sono degli orsetti gommosi, sia a vedersi che al, cioè con il sapore sono delle vere e proprie caramelle gommose. L'unico problema è che tipo di queste devo prenderne una al giorno, io mi finirei tutta la boccetta in un pomeriggio, quindi devo auto bloccarmi. Queste per i capelli sono fantastiche, contengono biotina. Sono quasi alla fine del barattolo, anche di queste ne devo prendere purtroppo solo una al giorno, e anche delle Sun una al giorno, anche di queste sono quasi arrivata alla fine. Ed eccola qua, se le avete mai assaggiate lo sapete, non hanno assolutamente sapore di integratore, per niente, sono buonissime. Naturalmente non è detto che abbiate carenza di vitamina D, quelle che posso consigliare un pochino a tutti sarebbero queste per il sistema immunitario e quelle per i capelli, se avete i capelli sottili che si spezzano come i miei, decisamente quelle per i capelli, ma sul sito ce ne sono tantissime altre per un po' tutte le esigenze onestamente. Vi lascio comunque sia il link diretto al sito giù nel box informazioni, e se ci cliccate sopra il codice sconto vi viene già aggiunto automaticamente e vi scrivo il codice sconto giù nel box informazioni. Adesso usciamo, che onestamente andare a fare, cioè tipo andare al comune, andare in banca non è che renda felice nessuno, però il solo fatto di essere tornata nella mia città, di essere di nuovo nella mia casetta, ragazzi, io vi giuro esplodo di gioia, penso che si capisca dai video, so che vi devo fare e non me ne sono dimenticata il video in cui vi spiego il perché me ne sono andata dall'Olanda, che sono in realtà diverse cose, diversi punti, però secondo me è importante appunto farvi questo video e so che vi interessa molto, non mi sono dimenticata, quindi arriverà, ma sono troppo troppo felice di essere tornata a Trieste, di essere tornata in Italia, ragazzi, come ve lo devo dire. Appunto, era il momento per me di tornare in Italia e sono, sì, su una nuvoletta, soprattutto adesso che la casa è finalmente sistemata, perché fino a qualche giorno fa qui c'era, ragazzi, il finimondo. Prima di uscire volevo solo farvi vedere l'SPF che ho applicato e con cui mi sto trovando molto molto bene, questo siero viso di Corf, è molto molto leggero, io lo uso sia se non mi devo truccare che sotto il trucco perché non fa effetto pastone sotto il fondotinta. Ne sto testando tantissimi ultimamente di SPF 50+ e devo dire che lui sicuramente si merita un posto sul podio, ecco. Qui ci sono diverse cosine, il mio regalo di compleanno Dior, che non è in realtà qua dentro ma c'è la busta, un autoregalo di Chanel, un altro autoregalo di Saint Laurent che vi spacchetterò in un video dedicato, e qui qualcuno si è appropriato del mio studio. Ciao Bubu, io esco, ci vediamo tra poco. Ciao! A Trieste sta facendo abbastanza freddo negli ultimi giorni, quindi ho il mio super super caldo teddy coat. Sono vestita in total black sotto, con sneakers comodissime perché devo camminare un po' per il centro. Queste sono quelle di Saint Laurent, jumbo Chanel nera, e direi che siamo pronti. E alle mie spalle avete anche un po' un'anteprima della casetta. Qualche ripresina
cambiato scenario, qualche ripresina da Trieste. Il tempo fa un po' schifo oggi, ma la città è sempre stupenda. Tra l'altro dovevo usare il mio bancomat italiano e mi sono resa conto che non mi ricordo il PIN, perché ovviamente sono 3 anni e mezzo che non lo uso. Quindi sono dovuta ritornare a casa a cercare tra i documenti della banca di una vita fa per trovare il PIN. Posso sempre utilizzare ovviamente quello olandese, però mi ha fatto troppo ridere sta cosa. Ho già fatto tutte le cosine che dovevo fare, sono stata al comune, adesso sto andando alla mia banca e poi ci mancano solo le unghiette. Comunque è stranissimo sentirsi, cioè, una straniera nella tua città, perché tipo riconosco la mia città, ma un sacco di cose sono cambiate, negozi non esistono più, quindi devo veramente riabituarmi. Arrivata, qui facciamo le unghiette, siamo da Fashion Victim Lab. Sto tra l'altro seguendo i vostri consigli che mi avete dato su Instagram e stavolta le facciamo un pochino più a mandorla, un pochino più lunghe e affusolate. Stiamo creando la forma. Abbiamo quasi preparato la forma, ragazzi, mi piacciono un sacco così. Non ci sono abituata, ma decisamente sono bellissime. Ovviamente adesso guardiamo solo la forma, non sono finite, però wow. Ok, abbiamo fatto l'acrigello con questo colore tipo un rosa nude, che secondo me è bellissimo. Ecco, sotto la luce lo vedete meglio. Super super naturale, adoro. E adesso proviamo a farlo tipo un po' lattiginoso. Vediamo, voglio provare qualcosina di leggermente diverso. Allora, com'è che si chiama questo colore? È lattiginoso rosa. Lattiginoso rosa. Ok, vediamo, giusto una prova per vedere se mi piace. Sì, è bello. Se no... Che è più nude. Okay. Più coprente anche? No, è okay, trasparentino, perfetto. Però ti viene più color pelle. Tipo l'acrigel, quello là di colore. Ma andrei con il Milky. Sì, dai. Qua. Sì, dai. Non ti mostro altri. Stavolta facciamo così. Va bene. Ok, adesso stiamo mettendo... Allora, prima uno strato di lucido, giusto? E poi l'effetto perlato, che è la polverina, quella lì. Eccola qua, effetto parlato. Wow, sono stupende. Ecco il risultato finale, ragazzi, guardate che bellezza. Sono molto contenta di aver seguito il suo consiglio, perché le abbiamo fatte perlate, non ero sicura, ma è un perlato molto molto leggero ed elegante. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Appunto, io ho seguito il vostro consiglio perché mi avete detto voi di farle più affusolate, un pochino più lunghe, e avevate assolutamente ragione. Wow. Però dovete sapere che Michael mi aspetta sempre fuori dal salone e poi esamina le unghie e mi fa i complimenti. What do we think today? I think you get your money's worth here versus Amsterdam. I think they look nicer. Molto meglio qua che ad Amsterdam. You like them? Yeah, they look great. Grazie, thank you my love. You're welcome. Le amo. Passati da Douglas a prendere 2 regalini per la mamma di Michael, che vediamo a breve in Messico, e per la fidanzata del fratello. Le ho preso, non posso farvi vedere perché ci sono i pacchettini regalo, ma sono 2 kit con solari, visto che appunto ci serviranno lì in Messico, ho pensato di prendergli questo. Tornati a casa, siamo andati anche al supermercato, Michael sta mettendo via le cosine che abbiamo preso, volevo farvi vedere, mi regala sempre qualcosina lui, e oggi è tornato a casa con questa, siccome ieri non facevo che dire freddo, allora oggi mi ha preso questa, tipo un pigiamone, maglia gigante, non so come chiamarlo, tipo una mezza vestaglia, tutta perusciosa all'interno e calda, caro, quindi stasera metto questa. Tra l'altro so che siete tutti curiosissimi di vedere l'home tour e ve lo filmerò a questo punto quando torniamo dal Messico. Non penso di fare in tempo prima, perché ho già altri 2 video che devo filmare in questi 2 giorni prima di partire, ma appena rientriamo promesso che vi faccio l'home tour
è il video haul con tutte le cosine luxury che ho preso ultimamente. Alle mie spalle vedete una piccola anticipazione della cabina armadio, ma non vi faccio vedere di più. Ma le borse non sono qua, vi dico questo, le borse non sono qua. Abbiamo ordinato il McDonald's, qui ci sono i panzerotti, pomodoro e mozzarella che esistono solo in Italia e che sono felicissima. What did you get? It's one of the burgers, cheeseburger. Cheeseburger. Abbiamo preso altri panzerotti, il mio filetto fish che sappiamo tutti che sono l'unica che lo mangia rigorosamente senza salsa. E poi, where are the fries? Queste sono le patatine, ah qui, patatine. E poi altri panini che ha preso Michael. Ah, e rigorosamente due toast per me, perché anche il toast esiste solo in Italia e mi mancava un sacco, quindi ne ho presi due. What did you get? Two cheeseburgers? Oh! Gattina! La gatta si sta mangiando i suoi hamburger? No way! I never let her do that! Guardala! Io non ho parole. Io non ho parole. I love you pure. There you go. Mamma mia. Che viziata. Io non ho parole. E poi, chicken burger. Chicken burger and what's this? Double cheeseburger. Buon appetito. Buon appetito. Guarda questa tutta contenta. E ovviamente arriva anche lui. Bubu! She loves it. Stiamo vedendo la casa di carta, siamo all'ultima stagione, entrambi non l'avevamo vista a parte la prima e quindi la stiamo vedendo per la prima volta, siamo col fiato sospeso. Quanto mi è mancato il toast del McDonald's, ragazzi, mamma mia, troppo buono. Oh mio Dio ragazzi, abbiamo appena finito l'ultimo episodio dell'ultima stagione di La Casa di Carta. Mi sono quasi scese le lacrime per la commozione. È stata una di quelle poche serie TV, adesso senza darvi spoiler se non l'avete vista, anche se dubito, o se appunto ancora dovete finirla. Una di quelle poche serie TV che più avanti vanno con gli episodi e con le stagioni, meglio diventano, nel senso, di solito in serie TV la prima stagione è figa, la seconda ni, e poi si va sempre giù. Invece devo dire che La Casa di Carta è migliorata di stagione in stagione e l'ultimo episodio veramente è stato brilliant, cioè incredibile, ci è piaciuta un sacco. E adesso però c'è quella sensazione di vuoto totale che ti prende, almeno me prende, quando finisco una serie TV e so che non usciranno nuove stagioni di quella serie TV. Nel senso, so che ci siamo informati, sappiamo che La Casa di Carta non avrà altre stagioni, che è proprio conclusa, finita per sempre, e quindi ti viene un po' il magone, cioè mi dispiace un sacco. So che è uscita Berlin, mi direte, no Nicole, è uscita Berlin, guarda Berlin, l'abbiamo già vista. L'abbiamo già vista prima di riprendere La Casa di Carta e quindi stavamo sperando che uscisse una seconda stagione di Berlin. Anche qua non vi spoilerò nulla assolutamente, però ci è piaciuto un sacco, ma non si sa se uscirà una seconda stagione. Se avete delle notizie in più, delle informazioni in più, I'm saying, like I'm asking them, if they have any information, just let us know if there will be a second season of Berlin. Fateci sapere se avete delle informazioni in più. Abbiamo visto su TikTok che ci sono delle scene di Berlin che cammina nella fontana di Trevi, ma non si sa se è parte della seconda stagione oppure se è semplicemente una specie di pubblicità, un video pubblicitario che stavano girando, quindi sì, l'abbiamo finita, La Casa di Carta mi è piaciuta tantissimo, veramente va in vetta alle serie TV più belle che io abbia mai visto. Adesso io, mia family, vi saluto, mi metterò subito al montaggio di questo vlog che vedrete probabilmente, anzi sicuramente domani o dopodomani, ma ho ancora uno o due video delle Maldive da caricarvi. Mi dispiace un sacco, tra l'altro volevo fare questa piccola parentesi, mi dispiace un sacco di caricarvi così in ritardo i video delle Maldive, ma
Il giorno dopo che siamo tornati dalle Maldive, io mi sono beccata 39 di febbre, il mio sistema immunitario fa schifo, mi becco sempre tutto e sono stata 3 settimane e mezzo con febbre, dolori, sinusite, mal di gola, non riuscivo a deglutire per il male che avevo, pustole in gola, cioè non vi sto a dire, ho dovuto fare una pesante cura antibiotica e ancora così non mi era passato del tutto, veramente mi hanno rigirato come un calzino. Comunque, e una volta che mi è passata l'influenza, perché non era Covid, mi hanno fatto il test ma non era Covid, una volta che mi era passata l'influenza, tempo 2 giorni, abbiamo traslocato e in un mese sono stata senza internet, quindi io sono tornata in una casa stabilmente con una connessione internet soltanto da pochi giorni, quindi per questo vi sto caricando video del mio compleanno, che era ovviamente il 14 novembre, delle Maldive, che erano a novembre, perché appunto non ho avuto proprio possibilità prima. Tra l'altro, una volta rientrati in questo appartamento, appunto, vi dicevo, abbiamo trovato tante di quelle cose che non andavano, che ci siamo dovuti, ci siamo messi a lavorare tantissimo per sistemare tutto nel più breve tempo possibile. Comunque, mia family, vi aggiornerò per tutto il resto, spero di avervi aggiornati un pochino in questo video, per tutto il resto vi aggiornerò nei prossimi video. Nel frattempo vi mando un bacio gigante, come al solito il nostro abbraccio finale non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!